Sono le 8 del mattino. Mi è successa una cosa, anche se potrebbe sembrare una cazzata, perché non sono queste cose importanti della vita, ma che mi ha fatto star molto male. Cioè, mi è successa ieri sera verso le 11 e mezza. Sono stato sveglio fino alle 4. E mi sono svegliato da pochissimi minuti, ma avevo bisogno di fare un video per dirvelo. Sarò un coglione, non lo so, ma per la prima volta penso di essere davvero triste, perché vedermi cancellare davanti in un istante, perché in un istante 7 mesi di progetto è stato qualcosa di terrificante. Come ben sapete, io ho portato avanti due carriere a lungo, diciamo. Erano quelle con la videocarriera, naturalmente, col Palermo, e la carriera con la Roma. Carriera con la Roma, più o meno eravamo sulla stessa cifra di episodi, perché la carriera col Palermo era sui 60. Invece quella con la Roma era anche quella più o meno sui 50. Adesso non mi ricordo sinceramente. Ieri sera, dato che questo qua, come ho già scritto sulla mia pagina Facebook, sarà una settimana stra impegnativa per me. E quindi ieri stavo registrando due episodi della carriera giocatore da portarvi nei prossimi giorni. Cioè, uno di quelli dovrebbe uscire oggi, ancora non lo so, spero di sì. E quando vado per salvare, salvo i dati. Porca tra 9 giorni. Ho paura. Non ho paura a dirvelo, ma voi non avete. Non so se riuscite a capire quanto io ci sia stato male e ancora ci stia male per questa cosa. Ho salvato i dati della carriera giocatore sopra quelli della videocarriera col Palermo. E io mi sono visto in quell'istante. Che ho detto, porca di quella troia. Non ho detto questo, raga, non avete idea neanche voi di cosa mi sia passato per la testa in quel momento. Quando ho visto che ho salvato la carriera della Roma su quella del Palermo. Raga, voi non avete neanche idea. Non avete idea di cosa mi sia passato per la testa. È ovvio che la prima idea non è stata, cioè, non ho parlato quasi con nessuno di questa cosa, quasi con nessuno, neanche con un mio fan molto stretto, perché ero online ieri notte alle 3. Ma cosa fare in certi casi? Cioè, io mi sono andato a riguardare tutto Google, ho fatto 30.000 ricerche per vedere se c'era un modo per recuperarle. Niente, niente, perché i file cancellati ci sono dei modi per recuperarli. I file sovrascritti no. Porca di quella troia. I file sovrascritti no. Una faccia di merda, lo so, raga, mi sono appena svegliato. Non guardate, ascoltatemi soltanto, ti prego, perché davvero ho avuto paura per pochi minuti. No, per pochi minuti, per poche ore di aver perso tutte le motivazioni del mondo per andare avanti. Ma non tanto perché ho perso la serie fondamentale del canale, ma perché ho perso il progetto più lungo. Da quando sono su YouTube. Era da settembre che portavamo avanti sto progetto, da settembre. 7 mesi di progetto. 7 mesi di lavoro, perché alla fine, raga, dietro un video da 20 minuti ci sono almeno 6-7 ore di lavoro tra editing e tutto, anche 8 ore, dipende da come gli gira sia YouTube sia il mio computer di editare. Cioè, raga, 60 episodi più o meno, 7 ore, 8 ore, sono quasi 500 ore se non di più. No, non sono 500, ma un po' di meno. Ma avete idea che io mi sono visto cancellare 400 e passa ore della mia vita così, proprio in un istante? E perché? Sarò un coglione? Sarò un coglione? Sarò un coglione? Non sono stato attento
l'avrò salvata se tra una e l'altra avrò fatto quel cazzo di coso 150 volte, 100 volte, 110 volte ogni volta che dovevo salvare. Quante volte l'ho fatto quando finivo la carriera col Palermo, salvare su quella del Palermo, quando ho fatto quello con la Roma, salvare su quella della Roma? Quante cazzo di volte l'avrò fatto? Quante? Quante? Un centinaio di volte sicuro. E invece no, ieri sera come un coglione, perché mi reputo un coglione, ma non per il fatto di aver sbagliato. No, sì, mi reputo un coglione per quel fatto, perché se no mi dovrei reputare un coglione. Non sono stato attento, ma l'avrò fatto 100 volte, passa. Ieri sera no, perché uno lo fa per voi, ci metto sempre il cuore, cioè 2 anni e mezzo che sono su YouTube, e come ben sapete ci ho sempre messo il cuore in tutto ciò che ho fatto, la passione, perché quando posso vi porto anche 3 video al giorno, che se voi capireste quanto lavoro c'è dietro, capireste quanto io davvero tengo a voi. Io quando posso porto anche 3 video al giorno, 2 video al giorno, quando non posso ne porto solo uno, oppure se sono dei giorni che voglio prendermi una piccola pausa mi fermo un attimo per riuscire a capirmi. Però la cosa che mi dà strafastidio è che io mentre registravo i 2 episodi della carriera del giocatore che usciranno, uno oggi e uno in questi giorni, non sono neanche riuscito a registrare l'ultima partita, 60 episodi, l'ultima partita, non sono riuscito a registrarla, l'ultima, perché ho detto registro la carriera del giocatore, stamattina registro la videocarriera, faccio 2 episodi, così poi in un episodio vi avrei spiegato se avremmo continuato o no, anche se penso di sì, perché comunque quello che avevo già detto sulla pagina Facebook, raga, non riesco a guardare la telecamera perché a parte il fatto che c'è la luce lavanda mi dà fastidio agli occhi, ma ho gli occhi stanchissimi, guardate le occhiaie. Ah, in un altro, non mi ricordavo più cosa vi stavo dicendo, in un altro episodio avrei fatto 2 episodi, quello con la finale del Bayern Monaco, poi avremmo perso, pareggiato, arrivati a rigore, vinto, non lo so, non voglio neanche pensarci, perché raga, ho cancellato, ok? Ho cancellato, sbagliando, cliccando, sovrascrivendo i file, non so come cazzo dirvelo, ormai penso che abbiate capito. E io in quell'istante che ho visto, ero così col joystick, clicco, stavo facendo quello della Roma, clicco su Palermo, quando ho visto salvataggio in corso, io mi sono pietrificato, perché se mi si cancellava una serie da porca troia da 4... che l'avevo iniziata 2 settimane fa, mi dava fastidio, per l'amor di Dio, se mi dava fastidio, perché comunque c'è sempre del lavoro dietro, ma non come 60 episodi, 60, raga, 60 episodi, c'è un progetto da settembre, una delle mie serie più seguite da quando sono su YouTube, sbam, cancellata così in un secondo, andata via in un secondo per una mia disattenzione. Non ho mai fatto un backup dei salvataggi, come un coglione, naturalmente. E dovrei iniziarlo a fare. Adesso la domanda è: che fine farà la videocarriera? Cioè, la nostra serie, tra parentesi, videocarriera. Cosa faremo? Cioè, vi giuro, ieri per un secondo mi è passato per la testa, io non continuo. È inutile continuare. Cioè, non è che volevo abbandonare YouTube, ma volevo prendermi una pausa perché è una cosa che sembra una cazzata davvero, raga. Voi non avete capito, io sono un ragazzo di 22 anni, ho certi principi. So che questa non è una cosa fondamentale della vita, anzi, lo so. Si parla sempre di cazzate, ok? Ma dietro questa cazzata c'era ore di notte, giorno, mattina. La mia vita adesso non è più fai quello che vuoi, accontenta solo te stesso. La mia vita adesso è fai quello che vuoi, accontenta anche gli altri e soprattutto rendi felici
quasi 26.000 persone, perché giorno dopo giorno cresciamo, giorno dopo giorno riuscite a rendermi contento, a rendermi orgoglioso del percorso che sto facendo. Io sono stracontento di avere un rapporto con voi, non solo tra... Io odio chiamarvi fan, raga, cioè lo odio. Non, il nostro non è un rapporto tra youtuber e fan, perché per me siete tutti una cioè siamo tutti una famiglia. Io metto a disposizione sempre tutto me stesso quando faccio le cose. L'ho sempre fatto nella vita, ma non soltanto nell'ambito di YouTube. Nella vita sono sempre stato così, sono sempre stato uno che si mette a disposizione di tutti. E vedermi... Lo so che per voi è anche strano magari vedermi così, raga. Vedermi triste, vedermi abbattuto. Ma non posso farci niente, davvero mi sono sentito... Non so come spiegarvelo, io spero voi abbiate capito. Avete presente quando vi tolgono una cosa a voi cara? Una cosa cara che però non era cara solo a voi stessi, ma era cara anche a quasi 26.000 persone. È brutto, fidatevi, fidatevi. Se è brutto per me, ed sarà brutto anche per voi. Perché magari voi vi siete solo affezionati, l'avete guardata, l'avete straseguite tutto. Io invece, a parte guardarmela, godermela, l'ho anche costruita. L'ho costruita, l'ho accompagnata giorno dopo giorno. E l'avevo resa nostra, perché alla fine non era solo la carriera di Kundisp. Era la carriera di tutti noi. Era la carriera della famiglia di Kundisp. Perché noi siamo un'intera famiglia. Siamo un cerchio di persone che si vuole bene e sono sicuro che grazie al vostro supporto, come al solito, riuscirete a tirarmi su di morale. Non ve l'ho mai, vi ho mai chiesto una cosa del genere, ragazzi. Cioè, è 2 anni e mezzo che sono su YouTube, è vero, è poco. C'è gente su YouTube che è da 10 anni, io sono abbastanza giovane, diciamo. Non d'età, ma da quando sono su YouTube. 2 anni e mezzo. Non vi ho mai chiesto un supporto, un aiuto. Mai. Io spero sinceramente che tutti quelli che hanno visto il video e si sono fermati magari i primi 30 secondi, perché poverini, c'è gente che fa così, perché ragazzi, c'è gente che... Ci sono sempre i soliti 10 che aprono i miei video, dislike, chiudono. Aprono il video, dislike, e chiudono. Cioè, ci sono sempre una decina che... Gente che ha una vita sociale abbastanza aperta, perché io posso dire, a me non piace uno, non lo guardo. Invece no, a me non piace uno... Dislike. La vita è così. Comunque, cosa vi stavo dicendo? Io non vi ho mai chiesto nulla. Ieri sera, dalla tristezza, dal momento comunque brutto che ho avuto e che sto avendo tuttora, perché sono sincero, non mi è passato il nervosismo, mi sono rivisto il mio primo vlog sul canale, inquadratura di merda, fatto col cellulare, con la telecamera interna del cellulare. E lì vi avevo detto che io a giorni, anzi che il giorno dopo mi sarei operato, e quindi vi avevo chiesto se mi andava di farmi un auguro di buona guarigione, comunque di buona operazione. E anche lì, anche se eravamo, se non sbaglio, più o meno ai 4.000 iscritti, eravate stati tutti, mi eravate stati tutti molto vicini. Per me questo momento è molto brutto, ragazzi, cioè, ve lo ripeterò per un po'. Io spero di riprendere abbastanza alla svelta e soprattutto spero di riprendere le motivazioni che io ho perso da ieri sera. Non dico di aver perso le motivazioni di registrare, perché quelle difficilmente le perderò, perché non posso di certo abbandonare un progetto lungo 2 anni e mezzo per me, un progetto a cui ho dedicato ore della mia vita. È un progetto che mi rende felice, che mi rende orgoglioso di me stesso, perché se ho deciso di fare questo, l'ho deciso di fare sia per me, perché comunque mi riesce a rendere contento, mi riesce a far sorridere, mi riesce a far star bene. Ma l'ho fatto soprattutto per voi, perché dal primo giorno ho iniziato a vedere i piccoli risultati, perché sono dell'idea che con i sacrifici nella vita arriva tutto.
Non arriverà magari il successo che voi vi aspettate, ma fidatevi, voi metteteci il cuore, come io sto facendo da 2 anni e mezzo a questa parte, e i risultati arriveranno a voi, arriveranno anche a voi. Per me è difficile perché magari voi pensate, ma sono dei youtuber che hanno 100, 200, 300 mila iscritti, a me non interessa. Io voglio avere una famiglia come la nostra, che quando vedono in difficoltà un fratello come me, mi scrivono come hanno sempre fatto. Io per questo sono orgoglioso del mio progetto, di tutto ciò che ho fatto in 2 anni e mezzo, porca di quella trova, per questo sono orgoglioso. Perché io quando ricevo certi messaggi da alcuni di voi, mi si apre il cuore. Vedere un messaggio lungo tipo così, dove c'è scritto tutto, dove c'è scritto cosa prova una persona per me, ma non cosa prova nel senso sì, sei bello, mi piaci, come fanno le ragazzine, no, che un ragazzo mi scriva, come è successo, non faccio nomi perché non voglio, un ragazzo mi ha scritto che ha avuto dei problemi in famiglia, che i suoi genitori non trovano lavoro e adesso comunque va tutto bene, e mi ha ringraziato perché sono riuscito a fargli ritornare il sorriso. Voi non avete idea di quanto siano importanti per me queste soddisfazioni, perché legge certe cose, ma ragazzi, quello, il rapporto che c'è tra me e voi non è un rapporto, ve lo ripeto la vita, tra youtuber e fan, è un rapporto tra fratelli. E io vi chiedo, non so da quanto cazzo di tempo io stia parlando in questo momento, vi chiedo di aiutarmi. Ho chiesto anche a un tecnico, che era un mio amico, che ripara le play, comunque le console, e mi ha detto anche lui che per i file sovrascritti non c'è un metodo. Sono andato a guardare anche nella memoria di archiviazione online e non c'è nessun file della carriera perché sono sovrascritti invece che cancellati. Porca puttana. Comunque, non voglio divulgarmi più in questo discorso, perché non so in quanti di voi abbiano visto questo video. Io spero che voi mi capiate. Che voi aiutate a passare questo momento. Non vi chiedo il solito messaggino, commento, il mi piace, non mi interessa. Se avete qualcosa da dirmi, se volete aiutarmi a passare questo momento, mi sembra anche brutto a 22 anni, porca troia, dire difficile, ma per me è un brutto momento, ragazzi, perché ve l'ho già detto in questi minuti passati, non era una cosa fatta tanto per, era un progetto fatto insieme a 26.000 persone, quasi 26.000 persone, ed è andato tutto in fumo per un mio errore. Bello, è il bello che volevo continuarla ancora per un anno e magari fare una carriera alternativa, dato che sto portando un sacco di video in questo periodo, e continuerò a farlo perché, come mi ha sempre insegnato mia mamma e come mi ha sempre insegnato la vita, nella vita di ognuno di noi arriveranno sempre momenti bui, che voi lo crediate o no, ma per me questo può essere chiamato momento buio, momento triste. E se anche sei in un tunnel, non sto leggendo raga, chiudo il cellulare, se anche siamo dentro un tunnel dove non si vede nessuna via d'uscita, mai mollare, mai, perché prima o poi uno spiraglio piccolino dove c'è un po' di luce uscirà, e sono sicuro che da quello spiraglio riusciremo a trovare una via d'uscita e riusciremo tutti insieme a rialzarci e a farlo sempre con umiltà, perché è la prima cosa, mai montarsi la testa in questo ambito, ma nella vita mai farlo, ragazzi, mai, è inutile. Siate sempre contenti con le ragazze, con le persone, siate sempre disponibili, perché la vita è bella e la vita è ancora più bella se al vostro fianco, come sta succedendo a me, avete 20.000 persone, 26.000 persone che giorno dopo giorno mi spingono a fare ciò che mi piace. Ci rialzeremo, mi rialzerò
ritornerò contento. E anche se uscirà il video della carriera giocatore, sappiate, penso uscirà, sappiate che lì sorridevo abbastanza, ma era prima che successe il casino. Basta raga, ho parlato abbastanza, ho detto tutto ciò che dovevo dire. Mi dispiace veramente tanto, non ho più nient'altro davvero da aggiungere. Io vi chiedo, se vi va, vi lascio un pollicione in su se volete supportarmi, se avete qualcosa da dirmi, ma non il solito commentino piccolo, ma qualcosa di serio che vi passi per la testa, qualcosa che mi possa aiutare a riprendermi. Dovete essere i miei fratelli in questo momento, come avete sempre fatto, i miei fratelli e le mie sorelle, come avete sempre fatto. Supportatemi, che ne ho bisogno in questo momento. Ne ho bisogno. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao.